bravissimi attori che militano da questa compagnia da diverso tempo e con i quali portiamo avanti questo discorso di riproposizione dei classici, soprattutto la commedia classica antica. È proprio il tentativo di portare la commedia antica come materia pulsante, viva, che abbia qualcosa da dire agli spettatori di 2000 anni dopo, cioè noi. Davvero la più grande fregatura è innamorarsi. In 9 mesi sono già stato a Roma, da me. Niente, compare, ci ho passato tempo e tu mi mancava. La messa in scena del Truculentus rappresenta un passo molto particolare, perché l'opera è decontestualizzata, non è rappresentata quindi in epoca latina, ma è rappresentata in un particolare periodo storico, anni 30, seconda metà degli anni 30, in una provincia del sud Italia, in Sicilia. Nei tuoi sogni io verrò. Io interpreto il ruolo di Frenesia e ho l'ingrato compito, ahimè, dico ingrato, capirai perché, di far perdere la testa a tutti gli uomini del paese, e quindi io ci provo, non so se ci riesco, comunque in scena sì, ci riesco. E niente, quindi è un personaggio molto interessante perché ha tantissime sfaccettature, quindi dal ruolo brillante si raggiunge anche un ruolo, tra virgolette, drammatico. Questo perché nel percorso della storia di questo personaggio, che cerca di imbrogliare, fregare tutti gli uomini che gli stanno intorno e prendere più soldi possibile, incontra l'amore. Il mio personaggio invece innanzitutto si chiama Capatosta. È fra le maschere di Plauto il giovane innamorato, appunto, di questa bellissima e fatale Frenesia. È allo stesso tempo però il narratore di questa storia. Quindi diciamo che vive su due livelli differenti, quelli del personaggio nel presente che vive questa storia d'amore vera, assolutamente vera, questi sentimenti veri nei confronti di questa donna, e allo stesso tempo narra e ricorda attraverso i personaggi, le maschere, la storia di Plauto, il Truculentus, quella che è stata la sua storia all'interno degli anni 30. Una bella storia, una bella commedia. E poi i protagonisti sono veramente molto bravi. Uno spettacolo molto interessante, particolarmente creativo, con delle bellissime luci che lo rendono molto raffinato. Molto interessante anche questa attualizzazione di Plauto negli anni 30. Divertente senza essere banale. Mi piacciono molto gli attori, trovo tutti molto bravi. Abbastanza profondo anche, se si guarda oltre la superficie della storia. Divertentissimo e coinvolgente. Ma come fece il generale a non accorgersi che non eri incinta? Te l'ho detto, ci siamo visti così poco. L'ultima volta è stato 5 mesi fa.